Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Eccoci di nuovo per la nostra diretta. Lunedì scorso abbiamo incontrato l'immunologa Antonella Viola, oggi invece avremo il piacere di avere con noi la dottoressa Terrile, che è una psicoterapeuta che ci aiuterà a capire questo momento un po' difficile che stiamo tutti attraversando. Avremo il piacere di avere con noi la Allora, dottoressa abbasso il Terrile. volume, ecco qua. Ci siamo accorti che questo format piace molto, quindi abbiamo deciso di prolungarlo e farlo con titoli diversi, quindi fare delle cose un po' differenti. Quindi mentre questa settimana abbiamo fatto a domanda risponde, settimana prossima il titolo sarà Il razzismo ai tempi del coronavirus e tratteremo questo tema un po' allegramente lunedì alle 17 insieme a Giobbe Covatta. E venerdì invece in modo un po' più serio, insieme a Nello Scavo, che è un giornalista, un bravissimo giornalista dell'Avvenire. E la settimana dopo ci occuperemo di scuola, la settimana dopo ancora di religione, insomma, cerchiamo anche noi di dare il nostro piccolo contributo, in questi giorni complicati, ecco, diciamo così, difficili, ma soprattutto complicati. Allora, io direi che forse è il momento di dare il benvenuto alla dottoressa Terrile, che ci regala questo tempo preziosissimo. Eccola. Buonasera. 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 Ci diamo del tu, sì. Certo. Lo chiedo a tutti. Innanzitutto, grazie per il tuo tempo. So che queste settimane sono molto impegnative perché la gente ha bisogno di sostegno, ha bisogno di essere rassicurata e di capire anche tutti i movimenti interiori nuovi che ognuno di noi sta provando. E devi abbassare forse il volume Perché sente male? c'è il mio eco dietro. Aspetta, ho tolto tutto. Adesso va meglio? Adesso è perfetto, mi senti? Sì, ti sento benissimo, grazie. Allora, dicevo che prima di iniziare, ci sono arrivate tantissime domande. Prima di iniziare con le domande, volevo sottolineare, mi dicono che si sente male. Quanto male da 1 a 10? 1, 2, Allora, 2. adesso com'è? Io ho alzato il volume, non so, senti bene? Ok, aspetta, che capisco. Proviamo dalla regia. C'è un problema di audio? Io sento abbastanza bene. Ok, voilà. Allora, dicevo, prima delle domande che ci sono arrivate numerosissime, volevo porre l'attenzione su una parola, una sola, che però è un sentimento dell'anima, che in questo momento credo che sia la parola chiave di tutto quello che ci sta accadendo, ed è solitudine. La solitudine dei malati che sono in ospedale da soli, la solitudine delle persone che muoiono, la solitudine degli infermieri e dei medici che tornano a casa in case vuote perché hanno dovuto allontanare i parenti per non infettarli, e la solitudine in qualche modo di tutti noi che improvvisamente ci ritroviamo fuori dal nostro mondo. Quindi volevo da te una tua opinione su questo sentire nuovo che nel mondo moderno non ci appartiene, nel senso che ci si sente soli, ma in modo diverso. La solitudine. Intanto è vero che nel mondo moderno non ci appartiene la solitudine, non ci appartiene questo tipo di solitudine di questi giorni. Secondo me ci appartiene. Io ho a che fare spesso con persone che si sentono sole. Questa direi è una solitudine inedita, perché la solitudine
del tempo vuoto di impegni e la solitudine di trovarsi con se stessi e con i propri familiari a tu per tu. Ed è questa solitudine, l'essere in un tempo più vuoto, con meno impegni, che ci destabilizza, ci disorienta, perché è nuova e dobbiamo imparare ad affrontarla. Una ragazza mi ha detto in una seduta nei giorni scorsi: io mi sono sempre sentita sola, ma questa è una solitudine che non ho mai provato. Ed effettivamente è tutto nuovo ed è questo che noi dobbiamo imparare. Siamo di fronte a una grandissima sfida individuale e collettiva, imparare a vivere questa nuova solitudine, legata al cambiamento e direi imparare un nuovo modo di vivere le relazioni, che sembrano due cose. Esatto. Ma secondo te, quello che ci sta accadendo adesso davvero minerà la nostra vita futura o come al solito faremo quelli che sono andati a fondo in loro stessi nell'introspezione per 6 mesi e tra un anno ritornerà tutto come prima, come se non fosse accaduto nulla. Quanta speranza hai nel genere umano? Io pochissima. Io forse per mestiere un po' più di te, nel senso che ho visto tante persone nella mia vita professionale affrontare a livello individuale, ecco, non a livello magari collettivo, delle situazioni molto dure e riuscire ad uscirne. Io ho abbastanza fiducia nelle risorse dei singoli di riprendersi. Non ne usciremo come prima, ne usciremo diversi, ma non è detto che ne usciremo peggio di prima. Cioè, non è detto che la situazione sicuramente cambierà adesso, no, la mia professione non mi consente, anche se vivo nel mondo, di fare un'analisi sociologica, ma psicologica, di psicologia del profondo, sì. Secondo me sta già cambiando, perché vedo, stanno cambiando appunto i modi di relazionarsi. Io vedo i pazienti online, come tutti voi fate il lavoro smart. Certamente dopo sarò felice e la saranno felice tutti di tornare a vedersi di persona, però la tecnologia nel contempo è anche quella che ci salva, che permette ai ragazzi, sì, di farsi un aperitivo, per esempio, e quindi di rispondere ai bisogni di stare con gli altri, di relazione. Quindi siamo più soli, siamo più connessi, stiamo vivendo una situazione inedita ed è difficile prevedere, ma sicuramente non ne usciremo come prima. Speriamo che ne usciremo meglio di qui. Una domanda da Walter. Non parlare ai nostri figli delle nostre preoccupazioni e delle nostre paure, li spaventa di più? Ma a mio parere dipende dall'età dei figli. Se sono piccolini, diciamo fino in età nell'infanzia o nell'età anche i primi anni delle elementari, diciamo non riescono a capire le spiegazioni fino in fondo, quelle razionali, e quindi hanno bisogno di essere rassicurati. Quelli un po' più grandi, invece, secondo me, hanno bisogno di entrare in dialogo, di parlare, di confrontarsi. Ecco, questa è un'occasione, a mio parere, di relazione tra genitore e figli. Io delle preoccupazioni ovviamente non le scarico sui figli, ma lascio, creo la situazione perché il figlio mi possa esprimere le sue. Che cos'è che ti preoccupa? Tanti ragazzi, per esempio, si preoccupano che non cominci più la scuola, anche questo è inedito, no? Assolutamente. Gli mancano i compagni, gli manca la socialità. Quindi è come se tornassimo un po', secondo me, a toccare quello che è essenziale. In mezzo a tanto superfluo che abbiamo, tocchiamo l'essenziale: stare con gli altri, andare a giocare con i compagni, vederli, toccarli. E questo ci manca, certo, questo manca, come affrontarlo è proprio la difficoltà di questi giorni. Ieri un'amica mi ha detto: noi ne usciremo abbastanza in piedi, per i nostri figli invece sarà molto più difficile e subiranno dei traumi. Tu cosa pensi? Che sarà più difficile per loro, che secondo me hanno più risorse, o noi? Questa è una. Secondo me, loro hanno anche più risorse e anche più capacità di adattamento, no? Dipende molto, secondo me è più difficile per gli adulti, perché i ragazzi si adattano molto alle nuove situazioni. Adesso soffrono, però sono anche più in contatto con i loro sentimenti, le loro emozioni di un adulto e sono in grado anche di
se guidati dagli adulti, se ovviamente se tutti in casa sono fuori di testa, no, ma se tutti in casa in qualche modo si vivono la situazione bene ed entrano anche, si ascoltano anche quello che i bambini vivono, secondo me sono in grado perfettamente di uscirne bene, di senza grossi traumi. Adesso il trauma è una parola un po' abusata. Certo che è un trauma collettivo questo, ma non deve necessariamente diventare un trauma individuale, anzi, secondo me può diventare anche un'occasione per un bambino. Non so, per sperimentare cose nuove. Una mamma l'altro giorno mi ha detto: non sono mai stata così tanto con i miei figli. È vero. Una mamma che lavora e che ha due figli piccoli. È vero, è difficile perché mi entrano nel computer, mi fanno, però io da una parte sono felice perché non li vedevo così, non li vedevo tanto così da quando sono nati. E allora questo in fondo è una delle cose positive, delle occasioni che abbiamo, no? Questa reclusione, secondo te, è più facile che faccia emergere conflitti o è più facile che faccia emergere i lati più positivi di ognuno di noi? Mi spiego. In Cina uno studio ha evidenziato che i maltrattamenti domestici e i divorzi sono aumentati del 30% dopo la quarantena. Questo vuol dire che a volte, no, si sta insieme un po' per abitudine o perché tanto io sto fuori 10 ore al giorno, vi vedo un'ora al giorno. Ecco, cosa può innescare questo stare insieme 24 ore su 24? Che tipo di sconvolgimenti emotivi che poi si riversano, no, nei rapporti familiari. Che cosa scatta? Accennavo prima, secondo me non siamo più abituati a stare tanto con le nostre relazioni. Siamo abituati a starci nel weekend. Non a caso, prima c'erano tante coppie che andavano, che esplodevano nelle vacanze estive. Adesso questa non è una vacanza estiva, ma è come un lungo interruzione delle vite individuali. Quindi ci troviamo di fronte allo stato delle nostre relazioni. Quindi la tua domanda, è molto, diciamo, precisa, perché dipende molto, richiede una risposta un po' personalizzata. Se la nostra relazione era già un punto, magari non ce ne accorgevamo perché presi dal vortice delle cose non ce ne accorgevamo, era già un punto un po' di rottura, certo che la può far esplodere. Ecco, e come Nelle possiamo... relazioni violente, questo è ancora un dramma. Ovviamente la reclusione forzata, l'essere di fronte a persone con cui c'è una relazione insana, certo che peggiora le cose. Questo è un problema grosso che credo sia cioè stiamo affrontando adesso. Però per le relazioni, diciamo che magari erano un po' stanche, ma hanno ancora qualcosa di buono, è anche l'occasione, qualcosa di vivo, è l'occasione di cercarlo e trovarlo. Che suggerimento dai a queste coppie che ci hanno scritto e sono state in tante? Una addirittura ha scritto: sarebbe stato bellissimo essere rinchiusa con un uomo conosciuto da una settimana, ma dopo 20 anni è un po' difficile. Quindi che tipo di aiuto? Il suggerimento è sempre quello un po' di ascoltare un po' se stessi e l'altro, i sentimenti in gioco, anche le fatiche in gioco, e confrontarsi, parlare, fare delle cose assieme che magari non si sono mai più fatte, fare delle cose nuove assieme in casa. In fondo la casa per una coppia è il nido, magari l'hanno messa insieme 20 anni fa, 20 anni fa l'hanno messa su ed era un qualcosa in cui c'era un grande investimento. So, vedere se c'è ancora qualcosa su cui reinvestire, qualcosa che la coppia ha voglia di ricostruire o ricostruire, o che magari proprio questa reclusione permette di scoprire insieme, o di scoprire dei lati dell'altro che non conoscevamo, perché poi le reazioni nostre, cioè, possono essere lati positivi e anche negativi, ovviamente. Le reazioni in una situazione di emergenza sono totalmente imprevedibili. Noi magari il nostro partner non l'abbiamo mai visto in questa situazione, lui noi. Quindi magari pensavamo fosse un tipo ansioso e si rivela invece forte, oppure contrario, uno che magari ha paura anche della sua ombra, che ha paura di uscire, che ci permette di scoprire lati inediti di noi e degli altri, perché è proprio una situazione nuova. Quindi aprire in questo senso, aprire i sensi, aprire gli occhi, se vogliamo farlo, secondo me è un'opportunità. Mi chiedono informazione sì o no, televisione sì o no, mi scrivono in tanti
che se guardano un film di Alberto Sordi la sera dormono bene, se guardano una trasmissione che parla del virus e di quello che accade, è uno sconvolgimento notturno. Situazione, a mio parere, è che tutti siamo ossessivamente attratti, come le mosche, da qualche cosa dalle informazioni di tutti i giorni, no? L'appuntamento delle 18, quello delle 21. E se vogliamo, possiamo tranquillamente passare mezza giornata, tutto il tempo libero a guardare solo queste informazioni qua. A mio parere non va fatto. Piccole dosi, una volta al giorno, un telegiornale, stop. Oppure un articolo di giornale, una diretta su Facebook, ma non di più, perché altrimenti, appunto, poi l'ansia, la paura, che è in parte anche fisiologica, non è solo, è proprio reale, ci toglie la serenità, quel poco di serenità che riusciamo a costruire nella nostra vita quotidiana, che poi può essere anche un po' più di un poco, se noi ci facciamo dei bei programmini, ci vediamo appunto delle cose insieme alla famiglia, giochiamo. Ci sono famiglie che mi dicono: abbiamo ripreso a fare i giochi di società, prima li facevamo solo a Natale. No? E ci possono anche essere cose divertenti, no? Che si possono fare, oppure cose culturali, a seconda degli interessi. Però ecco, telegiornali o cose, perché altrimenti poi si annega nel mare magnum, appunto le persone più fragili si spaventano, cominciano a diffondere le fake, del tal virologo che ha detto questo, quell'altro ha detto quella, meglio evitare. Evitiamo, infatti, leggiamo molto, anche se, ecco, questa è un'altra domanda. Tanti mi dicono che non riescono a leggere, non riescono a guardare un film fino alla fine, non riescono a guardare una serie, cioè proprio non riescono a concentrarsi, cosa che facevano prima quando avevano più tempo. Adesso che hanno tutto questo tempo si sentono come il cervello nella bambagia, non riescono a concentrarsi nelle cose che a loro piaceva fare prima, appunto quando hai del tempo libero, leggi, guardi la tua serie preferita, guardi un film. Adesso invece non riescono più a farlo. Siamo emotivamente destabilizzati anche se non ce ne accorgiamo, perché questa situazione nuova ha stravolto le nostre vite. Come facciamo a fare le cose di prima con la stessa concentrazione? Forse il lavoro è la cosa che riesce meglio. Però, perché insomma, come dire, per molte persone è un'abitudine, poi chi è abituato allo smart working, anche chi non lo è, insomma, però abbiamo bisogno dei nostri punti fermi, e a volte il lavoro o i piccoli rituali della cura di casa ci riescono, ma fare un lavoro, avere una concentrazione in un libro è difficile, però non importa, lo guardiamo con la concentrazione che abbiamo. Guardiamo la copertina, insomma. No, guarda, Deve l'importante è che il nostro cervello poi non ci porti sempre solo a un pensiero negativo. Poi non importa se lo vediamo come lo vediamo, è anche un film leggero. Io stessa, che di solito guardo più film di sé o dramma, insomma, guardo film di tutti i tipi, però mi piacciono quelli un po' più impegnativi. Adesso sto guardando anche film molto leggeri e mi diverto, perché sono quelli su cui poi il cervello fa più, come dire, più rapidamente riesce a distrarsi, ad entrare senza in un'atmosfera diversa da quella che viviamo, no? Meno drammatica, più lieve. parliamo dei figli, dei nostri figli. Problema numero uno, i figli unici che si ritrovano improvvisamente a casa da soli, nel senso, no, abituati alla socialità, agli amici, dove puoi anche non sentire il fatto di essere figlio unico. Quando sei chiuso in casa con mamma e papà, da solo avverti questa pesantezza. Ecco, cosa possiamo consigliare ai genitori di figli unici per alleggerire a questi ragazzi, queste ragazze, ma anche bambini, la tensione di questo essere l'unico bambino, l'unico ragazzo, l'unico adolescente? Chiaro che non possono stare 15 ore al giorno davanti a Skype con gli amici. Molte chiamate di aiuto dai genitori, perché soprattutto gli adolescenti sembrano trasformati, tutti, anche quelli che non lo erano, in piccoli hikikomori che stanno tutto il giorno nel letto col computer, non si alzano, perché è l'unico modo che loro hanno, o uno dei modi che loro hanno per trattenere questo senso di impotenza, no? Per evadere.
E io gli dico di, va bene, magari 15 ore al giorno no, ma di lasciarli anche cercare il loro modo. Per i bambini che hanno magari voglia di uscire, io penso che, sempre nei limiti delle leggi vigenti, se possibile, chi non ha il giardino, chi non riesce a fare un pochettino di uscita, un pochettino di movimento con un genitore lo debbano fare, perché i bambini hanno bisogno di questo ed è difficile per loro capire. Già li togliamo i compagni di scuola e la maestra che gli mancano, gli facciamo fare i compiti con il computer davanti e gli togli anche la possibilità di andare a fare una corsa. Secondo me vanno ascoltati e nelle esigenze che loro hanno e vanno accompagnati anche nel cercare di riempire la giornata. È ovvio che se uno lavora poi non può stargli dietro tutto il tempo, però almeno nel weekend vanno accompagnati per cercare di rendere la giornata un'occasione appunto per stare insieme con loro. E questo può anche essere anche qui un modo per rinforzare il rapporto con i figli. Quanti papà non li vedono mai e adesso li vedono? Un'altra mamma mi ha detto l'altro giorno: io sono sicura che mio marito appena tornerà a lavorare non tornerà più alle 8 ma a mezzanotte. La mattina, perché la mattina gli lascio i bambini 4 ore, io vado in studio e quando torno mi dice: oggi sei tornata 5 minuti dopo di ieri, che è un po' un'inversione di ruolo. Però voglio dire, ci stiamo sopra, ma è un modo per appunto lavorare anche sulle relazioni con i figli, che in fondo conosciamo poco. Molto E poco. magari non sono spinosi, soprattutto gli adolescenti, non si lasciano conoscere. Molti sono proprio, dicono: io però non ho voglia di stare tutto il giorno, lo dicono proprio questi qua. Già cercavo per forza un pochino di autonomizzarmi, di uscire, adesso non lo posso più fare, no? Certo, però mi sottolineano anche come fa Pape in questo momento, dicendo un figlio maschio di 9 anni, onestamente non riesco a giocare con lui tutto il tempo e allo stesso tempo non posso lasciarlo con il Nintendo tutto il giorno. È vero che noi siamo abituati ad avere un tempo prestabilito passato con i nostri figli che adesso si è enormemente allargato, quindi forse anche noi non siamo in grado di, cioè non sono loro che siamo noi che dobbiamo un po' metterci al loro livello e pensare a come fargli passare il tempo in un modo quantomeno costruttivo. Ma sì, magari questo bambino di 9 anni, oltre a giocare con la mamma, sarà abituato a vedere dei film che magari la mamma non apprezza più di tanto. Però guardare un film, magari proporgli qualche film un po' diverso, o che ne so, se hanno la Wii, fare qualche cosa con la Wii di quelle cose sportive, perché loro comunque hanno bisogno di muoversi. Inventarsi anche un po' le cose, disegnare. Alcune mamme hanno detto: abbiamo fatto un disegno insieme. Cosa da fare insieme? Tante mamme coinvolgono i figli a cucinare, a preparare torte, poi non se ne può più dopo un po', però ci sono tante cose che se vogliamo possiamo fare. Allarghiamo. Un'altra mamma mi chiede come facciamo a contenere l'energia dei bambini che vogliono trasformarsi in Spider-Man o Leo Messi dentro casa? Io ne so qualcosa perché mio figlio è continuamente con la palla sul piede che la tira dovunque, tra un po' lo lancerò fuori dalla finestra, lui è la palla. Secondo me contenerla più di tanto è impossibile e sarebbe anche forse insano. Certamente, se tuo figlio o un ragazzo dell'età, diciamo, puberale, adolescenziale, lo capisce che non deve giocare a palla tirandola No, sui giornali. Ma uno più piccolo, e lì torniamo al discorso che, secondo me, una passeggiata sotto casa e magari trovare una strada, tanto macchine non ce n'è, poco trafficata, se non si può andare al parco per tirare due calci al pallone. A mio ecco, una parere. droga, consigliaci una droga da potergli dare. Beh, per i piccoli funzionano tanto bene le storie, le Ecco. storie fatte insieme, create. Magari i bambini che hanno molta fantasia, hanno voglia di, so, immaginano loro stessi come supereroi, che trovano la medicina per il virus, oppure si immaginano che loro fanno qualcosa per buttarlo via e si costruisce, poi farglielo disegnare. Per i più grandi è un po' più complicato, perché appunto è difficile parlare, dialogare a lungo, perché loro stessi non lo vogliono. La droga la vedo, Grazie. insomma,
posso consigliare, però, come dire, lasciare anche loro il loro spazio. Secondo me, lasciare loro il loro spazio, e se stanno un po' di più del solito, è una situazione eccezionale. Certo. Un insegnante mi diceva: i ragazzi si concentrano meno nelle lezioni online. Io non riesco a seguire, e questa l'ho trovata una bellissima riflessione. Non riesco a seguire il programma come sempre, perché mi sembra assurdo in questa situazione seguire il programma. Dedico una parte della lezione online ad ascoltare loro come si sentono, come stanno, come vivono questa cosa e come riescono a cavarsela anche con la scuola in questa situazione in casa. Questo mi sembra importante, tener conto di quello che i ragazzi hanno. Tener conto che anche loro soffrono, anche se non lo dicono, e penso stiamo parlando di adolescenti, no? E quindi se non studiano tanto e se stanno un po' di più, ovviamente magari non tutto il giorno, ma un po' di più sul computer. Concediamoglielo. Parliamo di ansia. Parliamo di ansia che molto spesso in questi momenti sfocia in vero e proprio panico. Quindi il panico è quella cosa che ti blocca e che ti impedisce per primo di vivere, ma soprattutto di pensare. Che suggerimento possiamo dare? Ovviamente non parliamo di ansia e di panico, di persone che già soffrono, che sono patologiche, ecco, in questa situazione, ma di persone che fino a ieri avevano una vita più o meno serena e che improvvisamente sono completamente bloccate dall'ansia e dal panico. Che consiglio possiamo dare a queste persone per riuscire ad uscire un attimo da sé e riappropriarsi metà della giornata della propria vita? Appunto, essendo una situazione eccezionale, può far emergere gli aspetti più fragili di ognuno, no? Per cui se una persona è tendenzialmente ansiosa, può diventare, anche se magari non se ne accorgeva prima, l'ansia in questa situazione, diciamo, chiamata anche dall'esterno, emerge. Io quello che suggerisco è di fare, come dire, scandire il tempo, creare all'interno di un'eccezionalità una sorta di no, tempo scandito che sia anche piacevole, una normalità, cioè non lasciare scorrere, diciamo, a parte quando si lavora, il tempo libero, quello del weekend, farsi un programma. Questo vale per le persone sole, ma anche per quelle in compagnia. No, stamattina, non so, faccio non solo un tempo di servizio, pulisco casa, faccio le cose, no, un tempo anche con qualche cosa voglia di fare oggi. Allora, ovviamente non posso andare al mare, non posso andare in montagna, posso andare a correre. Cosa posso fare che mi fa piacere fare? E cominciare a farlo. Cioè, farsi proprio un programmino e cercare di seguirlo. Non so, la videochiamata, finire quel libro, leggere, e sforzarsi anche un po' di farlo, perché è un modo per tenere impegnata la mente in qualcosa di rassicurante, le cose che ci piaceva fare anche prima, ovviamente. Ora sono più concentrate, però proprio in qualche modo anche una sorta di, tra virgolette, autoimposizione può funzionare per sentirsi più leggeri, non sentirsi in balia, perché noi siamo noi che programmiamo e gestiamo la nostra giornata. A tempo vuoto non siamo abituati, e dopo i primi giorni in molti crea angoscia. Mi chiedono, c'è chi ha la percezione, adesso tutte le persone che possono lavorare, tante purtroppo hanno il lavoro completamente bloccato, quindi sono ferme, ma tante stanno lavorando da casa in smart working. Io sinceramente sto lavorando in flexible working perché sono ferma, mi sento completamente stupida a non lavorare per così tanto tempo. E hanno la sensazione, chi lavora da casa, di lavorare il triplo e quindi sono molto più affaticati di quando invece lavorano da casa, dall'ufficio. Come mai questa cosa? Beh, qui ci sono, confermo questa impressione perché tutte le persone con cui parlo, anche nel mio lavoro, nella mia professione, mi dicono la stessa cosa, quelli che lavorano in smart working, tutti. Primo, perché appunto il tempo è meno scandito, cioè, ci sono vari elementi. La tecnologia, che obiettivamente, per quanto bella ed efficiente, stare 8-10 ore al computer fatica la vista, fatica il corpo. È difficile. E poi, non ci, e poi la difficoltà di non avere le pause. Ci sono quelli a cui dice: lavoravo meno perché almeno avevo la pausa caffè, parlavo con i colleghi. Il fatto di non riuscire a staccare.
E allora in qualche modo farlo. Infatti, la maggior parte delle persone che fanno smart working sempre adesso mi dicono: prima era bello quando lo facevo una volta alla settimana perché stavo in casa, ero comoda, avevo meno fretta, stavo col gatto e i miei figli. Adesso invece non, tutti i giorni no, è troppo. Non l'avrei mai fatto tutti i giorni se avessi potuto scegliere, però mi manca il tempo scandito dell'ufficio, le cose, appunto, le chiacchiere, lo scherzo con i colleghi e quindi. In qualche modo bisogna mettersi dei limiti, a un certo punto spegnere, se c'è anche la riunione serale proprio che si deve fare, si fa, se no no, cioè per gli insegnanti che ricevono di continuo WhatsApp dai colleghi perché sono preoccupati di questo e questo, spegnere, darsi un momento in cui il lavoro finisce, perché altrimenti davvero diventa troppo. È vero questo. È vero. Sentiamo molto spesso che è importante, anche per il benessere ovviamente psicologico, dedicare del tempo all'esercizio fisico, perché io oggi sono andata a comprare frutta e verdura ed ero felicissima perché ho fatto una bella fatica fisica perché avevo un sacco di cose addosso e sono tornata a casa contenta. Ecco, ormai ci si accontenta di poco. Possiamo dare qualche consiglio particolare proprio a chi è chiuso nella sua ansia e nelle sue paure, no? Per mettere in moto anche le endorfine, insomma, per aiutare queste persone anche con un po' di movimento fisico ad uscire dalla crisi? L'esercizio fisico certo che è fondamentale per chi è abituato a farlo, ma anche per chi non lo è. In questa situazione direi che è assolutamente essenziale. E dunque, io sento in questo molte voci, c'è chi addirittura si prende i tutorial e fa lo yoga piuttosto che il Pilates, eccetera, online, chi le palestre che si sono organizzate per ricostituire i gruppi. E chi invece non le aveva e sente il bisogno di farlo, è un quarto d'ora, 10 minuti di corpo libero su un tappetino in casa è fondamentale, vitale, fa stare meglio, alza il tono dell'umore, magari insieme al marito, al figlio, non so, magari facendo ridere, ma come, prima non lo facevo, ora lo faccio. Non è un modo per, appunto, anche lì diversificare il tempo, è assolutamente un grosso aiuto contro il dilagare dell'ansia. Parliamo dei giovani che hanno lasciato fuori, oltre alla loro vita, i loro amori, quindi le fidanzate, il sesso, l'eros, che comunque no, fa parte della nostra vita quando specie ti stai approcciando a questo tipo di rapporti. Che tipo di consigli possiamo dare e soprattutto quando usciremo da questo momento, come sarà? Nel senso, tu pensi che ci sarà un allontanamento delle persone perché quello che adesso ci stanno imponendo, state lontani un metro, ecco, questo ci entrerà nella testa e starà con noi per tanto tempo e quindi ci allontaneremo dagli altri, oppure quando sarà tutto finito sarà un modo per stare insieme più di prima? Ecco, co cosa possiamo dire ai ragazzi che hanno dovuto abbandonare i loro amori? O Abbandonare nel senso che l'amore è in un'altra città e non lo possono vedere. nella stessa città e non si possono Non vedere si lo stesso. possono vedere perché non abitano assieme. Non parliamo degli amanti, quelli sono fuori. Quelli sono fatti loro, non ci interessa. Appunto. No, io non credo che, cioè, certamente avremo paura quando ci riaccosteremo, ci vorrà un po' per avere, diciamo, di nuovo, però il bisogno di vicinanza fa parte dell'essere umano, il bisogno di abbracci, il bisogno di toccarsi. E secondo me invece ce l'avremo di più, perché represso per tanto tempo, e quindi ai ragazzi dico di coltivarsi, di vedersi per come possono, è ovvio che non possono toccarsi, però. Io credo anche che i ragazzi, se sono coppie appena nate, se hanno molta forza di energia reciproca, di attrazione, resistono. Secondo me resistono. La fanno. Sì, assolutamente.
Bene, io direi che ti lasciamo andare, so che sei super impegnata, grazie di cuore davvero del tuo tempo e se vuoi chiudere con una, così, con un suggerimento per tutti, ansiosi, non ansiosi, sposati, non sposati, con figli, senza figli, insomma. Diciamo che non abbiamo risposte, ci inoltriamo in un terreno molto nuovo. Il suggerimento appunto che io darei e che do a me stessa e alla mia famiglia e ai pazienti, a tutti, è quello di vivere ogni giorno di questa reclusione anche come un'opportunità, perché come sempre quando si è private di qualche cosa di importante, come la libertà di movimento, che per noi era vitale, quella di viaggiare, quella di... Ci troviamo di fronte a, però, ridotti all'osso, all'essenzialità di quello che sono le cose della nostra vita. Le cose più, in fondo, le cose più importanti, alcune delle cose più importanti sono salde. E allora concentriamoci e dedichiamoci a quelle e ne usciremo migliori. Bene, grazie mille e io ti saluto e speriamo di rincontrarci presto per parlare di altro, per parlare di adozione, per parlare di Non temi più della quarantena, cioè che vuol dire che la quarantena sarà finita. a noi più cari. Grazie mille, Grazie grazie a te, grazie a tutti. Ciao. mille. Ciao. Io ti saluto.